Siamo con coach Marchiarato con la battuta d'arresto sul campo di Cuneo. Parte il primo set, però si è visto un bel collegno quest'oggi. Sì, beh, ti ringrazio, sono d'accordo. Secondo me la mia squadra può uscire a testa alta da questo campo con molta umiltà perché abbiamo incontrato una squadra di altissimo livello. Il primo set ci stava, era un copione che ci aspettavamo perché ambientarsi in questo palazzetto è difficile, se non impossibile, e l'abbiamo pagato. Nel secondo siamo rientrati in partita, un pochettino grazie a Cuneo perché obiettivamente ci ha regalato un po' ci sono, mi sembra che abbia fatto 30-36 errori oggi, quindi probabilmente un po' per merito nostro, un po' per una serata dove l'unico rammarico che può rimanere, è raro che Cuneo regali questi punti. Forse potevamo approfittarne, essere un po' più cinici e determinati, però è veramente un pelo nell'uovo. Per il resto io posso fare solo i complimenti alla mia squadra per essere stata competitiva su un campo come questo, con un avversario come questo, e complimenti viceversa a Cuneo. Un'altra cosa, se siete competitivi, dopo tante partite non tornate a casa senza punti, nonostante comunque, ripeto, una bella prestazione. Cosa ha detto alle ragazze dopo la gara? O cosa dirà? No, no, gli ho parlato ed è molto importante, lo ripeto qui e lancio lo stesso messaggio che ho dato in spogliatoio. Da qui bisogna uscire solo soddisfatti. Come abbiamo messo un punto nel caveau della banca con Marignano, mettiamo anche questa prestazione con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, le cose buone e le cose negative, in un percorso che noi dobbiamo ancora completare. In questa categoria dobbiamo ricordare che siamo nuovi e ogni tanto, ripeto questo concetto, bisogna anche bussare e chiedere permesso per vedere se meritiamo di starci. A partire da questa partita e a partire da Olbia, la prossima partita sarà un'altra partita durissima. Grazie mille.